Quest'oggi siamo stati all'Istituto Vittone di Chieri ad assistere all'incontro con Cristina Ali Farah, scrittrice italiana di origini somale che vive a Bruxelles, quindi proprio un bel mischione. È stata una lezione molto bella. Ha chiesto Cristina ai ragazzi di portare delle foto dei loro luoghi del cuore, i loro luoghi preferiti, quelli proprio che piacciono più di tutti. Io ho fatto anche il tema all'esame della maturità proprio su questa cosa qua, quindi è un tema che mi tocca nel profondo. Era una palma il mio luogo del cuore, ma questo non frega niente a nessuno. I ragazzi hanno scritto anche un testo su questi loro luoghi preferiti, dovevano leggerlo davanti ai compagni e i compagni dovevano indovinare quale fosse indicando la fotografia, e sono uscite cose molto belle. In seguito Cristina ha proposto il testo di un rapper, Genius, è somalo ed è stato molto famoso durante i mondiali del Sudafrica, e ha dato i pezzi di questa canzone ai ragazzi, ognuno ha dato una propria interpretazione delle parti del testo, alla fine se ne è fatto un'unione e Cristina ha spiegato che cosa effettivamente voleva dire questo testo, che parlava del fatto, non da sottovalutare, che finché i leoni non impareranno a parlare la nostra lingua, noi sapremo sempre la versione del cacciatore. È chiaro, no, la metafora che c'è dietro. L'incomunicabilità spesso fa pendere le ragioni dalla parte di quello che capisci, ovviamente, no? La poesia è un linguaggio universale che butta giuste barriere dell'incomunicabilità. Mi viene da chiedermi, alla fin fine, se i leoni effettivamente impareranno a parlare, ma che cosa diceva il leone che fa della Metro Golden Mayer? Probabilmente buona visione. La visione nel senso di fiducia nel futuro e fiducia anche nel prossimo. Io sono molto ottimista, quindi ho moltissima fiducia negli altri e che gli altri possono cambiare. Secondo me il cambiamento però può avvenire solo attraverso una grandissima pazienza, fiducia e ascolto. Guardare il mondo con occhi diversi e cercare di guardare al futuro con prospettive migliori e modi diversi magari di vedere le cose, anche visione sul futuro, quindi cose che potranno accadere dopo, cose che succedono, e il cambiamento che accade in base a tanti fattori anche del passato.